E siccome abbiamo fatto 30, facciamo 31. Questo sarà breve. Allora, ho terminato di rifinire, anche rifinire non ha senso, insomma, ho terminato di realizzare i miei raggi della stella. Quindi ho fatto l'ultima maglia bassa sopra l'ultima mezza alta, ho girato attorno attorno e dove la chiudo? La chiudo qua. Vedete? Tra le due maglie a cavallo dei due raggi. Prendo, taglio abbastanza perché abbiamo bisogno di lunghezza per affrancarla con sicurezza. Quando facciamo queste cose piccole, lo spreco di filato. Cioè, ecco, vedete come mi rimane? Allora, cosa faccio? Vado qua e mi acchiappo il filo. Là, vedete, si unisce. Poi lo ribatto un'altra volta. Mi dispiace che poc'anzi l'altra registrazione, non mi sono accorta, mi si è rigirata l'orientamento, mi si è rigirato l'orientamento della ripresa e mi avete visto di lato, pazienza, via, meno male è una cosa piccolina, si dovrebbe capire. Tanto vi ricordo che anche i miei vocali li potete rallentare, così come i tutorial. Poi decidete dove passare per ancorare, perché avete da ancorare la chiusura e l'avvio. La chiusura me la sono tenuta oltre, in modo che non mi desse fastidio. Ecco qua. Quindi, se preferite, prendete un ago, oppure un uncinetto anche più piccolo. Dovete stare attenti di non far vedere dalla parte retro tutto questo giro bobolame per la francatura. Ecco. Tirate verso il basso, mai verso l'alto, così non andate ad allargarvi le maglie. Così. Guardate quale punto vi ispira di più. Qui serve l'occhio, non è che posso dare delle indicazioni, passa lì, passa là, un po' d'occhio. E potete proseguire. Poi abbiamo, ecco, l'uscita è questa, vedete? Io chiudo l'anellino, eccolo qua, così. Vi ricordo che non ho realizzato un anello magico, ho semplicemente lavorato nella prima catenella rispetto alle tre che mi sono servite per cominciare il tutto. E quindi salto le prime, ecco. Dove devo farlo passare, ecco qua. Vedete dove sono? Lì c'è il buchino. Non so se vi mette a fuoco. Non so. È complicato, ragazzi, soprattutto per un'accecata, dedicarsi a quello che c'è da fare e considerare che si sta riprendendo. Non è una cosa semplice, è un mestiere. Io quello non ce l'ho. Allora, ecco qua. Si tira il filo. Si tira verso il basso, ecco qui, e mi sposto, vado, acchiappo questa asolina qua, ecco. Poi evito dopo un po' di far passare sopra e sotto, insomma, passo semplicemente in mezzo alle asoline che mi ispirano, do sempre una controllata dietro. A volte succede che si veda un punto lungo nella francatura, si solleva e si ricomincia, non è un problema. Ecco. Vedete? Ricordo che il dritto in realtà è il nostro rovescio, questo deve essere. La stellina, così come le stelle di mare, hanno questi loro raggi sempre in movimento, non sono dritti, vanno un po' così. E quindi, se dovete cucirlo, lo fate proprio in punta. Potete anche un po' modellarle, eh? Non consiglio di cucirle tutte, non togliete il volume alle stelline perché va perduto tutto il vostro lavoro, buona parte del vostro lavoro. Eccola. Taglio.
taglio, volendo si può andare anche un po' oltre ad affrancare. Una bella forbicina che tagli, ecco, le codine mai a pelo del punto, perché rischieremmo di farcele disfare. Un pezzettino basta. Se avete la Gutermann, qualche goccia, la colla Gutermann, un po' di attac, stando attenti a non appiccicarvi attrezzi, appena appena un po' siete tranquilli. Fate la prova con uno, se il risultato dell'incollaggio vi garba, ok, potete proseguire, altrimenti fate così, insomma, dipende appunto dall'uso che ne volete fare. Questo, vedete come si arrotondano un po' all'interno, e questo è l'effetto che poi vedete all'esterno. È una stellina di mare. Nell'altro vocale l'ho chiamata 2 volte farfallina, non so come mai voi mettete le farfalle, però insomma, compatite la vecchietta, eh? Ciao, a presto.